Sono di nuovo Adam. Oggi vedremo l'allenamento tra Ryu Hazuki e il Grandmaster nel trailer di annuncio di Shenmue 3 che uscirà a novembre. Vediamolo insieme. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. Nam Tren survived the ban and was passed on in this way. Inizia con Ryu che sferra un gancio destro. Il Grandmaster lo evita spostando la testa indietro. Ryu tenta un gancio sinistro a questo punto. Il Grandmaster lo evita con lo stesso movimento. Ryu prova a colpirlo con un altro gancio, sempre destro, che viene intercettato con l'avambraccio destro del Grandmaster. Ryu abbassa la difesa del Grandmaster e tenta di colpirlo con un diretto, che viene deviato sempre con l'avambraccio destro. Qui Ryu prova a colpire con un diretto sinistro. Il Grandmaster lo blocca e fa entrare una leva. Ryu incalza con un diretto destro che viene bloccato con l'avambraccio destro. Prosegue con un back fist, sempre con lo stesso braccio, che viene nuovamente bloccato. Si gira per tirare un back fist con la mano sinistra, che viene bloccato con il braccio sinistro. Qui Ryu esegue un calcio interno esterno con la gamba destra per tentare di colpire il Grandmaster. Lui si scansa evitando il calcio. Dopo il calcio di Ryu, il Grandmaster attacca con una manata, pare di capire è un attacco a mano aperta, verso Ryu, che si protegge mettendo l'avambraccio per deviare l'attacco. Ryu attacca con un diretto sinistro che viene intercettato dal Grandmaster. Ryu prosegue con un diretto destro, che viene anche questo intercettato da Grandmaster e bloccato con una sorta di chiave articolare. Da questa posizione Ryu prova ad attaccare il Grandmaster con un calcio basso sinistro che viene bloccato. Qui tenta una spazzata destra che viene evitata dal Grandmaster. Il Grandmaster pone fine all'allenamento con un calcio basso alla parte posteriore del ginocchio destro. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, I... A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. Nam Tren survived the ban and was passed on in this way. Ovviamente nella sequenza ne fa da padrone il Kung Fu. Infatti sentiamo proprio il Grandmaster che schernisce Ryu, dicendogli appunto che non pensa che il suo Kung Fu sia forte abbastanza. Nella sequenza mi è piaciuta molto la velocità dei colpi che si sono scambiati, anzi, che ha dato praticamente Ryu. Il Grandmaster invece ho notato alcune leve molto interessanti. Ad esempio la prima che fa sul braccio sinistro di Ryu mi ricorda molto una delle tante leve, chiavi articolari del ninjutsu. Entrando per esempio da sopra, ho fatto il passo che è sbagliato perché nella coreografia non lo faceva il Grandmaster. Deformazioni marziali di altre discipline. E secondo me sarebbe più semplice farla da sotto. Quindi, no? Oh. Okay.
Non vedo l'ora di mettere le mani su questo terzo capitolo e proseguire la storia che è stata lasciata in sospeso da oltre 10 anni. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro buon allenamento, buon divertimento e ci vediamo futuramente. Grazie Rick. Grazie. It's incredible that someone